i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calciolecco day by day, domenica 27 ottobre 2024. Oggi è il giorno della campanella perché oggi è match day per il Lecco che va a giocare a Salò, Feralbi Salò, Lecco ore 17:30, stadio Lino Turina di Salò, per questo appuntamento che chiaramente per location non è catalogabile tra i big match, rendo conto, per status delle squadre che sono due retrocesse dalla Serie B, di fatto lo è, anche perché dai, capisco il momento che comunque non è splendente per i blu celesti, ma io continuo a pensare che questa rosa non sia da nono posto, così come quella della Feralbi Salò sulla carta non è da ottavo posto. Credo che, spero che entrambe saranno in grado di fare un percorso poi migliorativo col passare del tempo. Chiaro è che dalla partita odierna non passa proprio poca roba. Per quanto riguarda i ritratti blu celesti, ovviamente ringrazio Alfredo Birelli adesso, perché poi anche la parte di statistica che avremo a breve ha la sua firma. Antonio Manicone, Milano 1966, è un personaggio di grande spessore, ha avuto una lunga buona carriera sia da calciatore che allenatore, cresce all'Inter, va in C1 all'Icata, fa esperienza nell'86-87, poi Palermo per 2 anni e sale in C1, va in B al Foggia dall'89 al 91, 2 anni all'Udinese, promosso in A, ci esordisce con i bianconeri il 6 settembre 92, Udinese-Inter 2-1, a novembre va proprio nerazzurri, rimane fino al 96 con l'intermezzo al Genoa, Perugia fa A, B, A, Cosenza in B, quindi Lecco nel 99, qui ci rimane fino a ottobre 2000 quando passa alla Pro Patria e chiude la carriera da calciatore nel 2003 con 106 presenze, 3 reti in A, 129 qui, 2 in B, una presenza nazionale con Arrigo Sacchi, 22 settembre 1993 nell'ambito delle qualificazioni mondiali per USA 1994, la partita in questione storia Italia 0-3. In blu celeste giochi in Coppa Italia il 22 agosto 99, poi altre due delle tre partite della competizione di Coppa. È praticamente un titolare inamovibile, 8 sulla schiena, in campionato salta 3 partite e viene sostituito solo 4 volte. Ci si salva e play out contro la Cremonese. Inizia anche l'anno dopo, a ottobre, come abbiamo detto, viene ceduto alla Pro Patria, 43 presenze, nessun gol, con la maglia blu celeste. Da allenatore parte all'Inter, poi ha fatto il vice di Petkovic alla guida di Lazio, Svizzera e Bordeaux. Dal 2023 è entrato a far parte del team della nazionale iraniana allenata da Amir Galemoei. Insomma, il nome è roboante perché comunque Antonio Manicone si sente nominare, assolutamente sì, e quindi magari non tutti sapevano che ha avuto anche un passato da calciatore in blu celeste. Per quanto riguarda i precedenti di questa sfida, la prima gara è stata positiva ed è stata disputata proprio lì a Salò, era seconda divisione 2010-2011, ovviamente i precedenti sono tutti molto recenti, la sfida è giovane, che la Feralbi Salò è una società giovane che da fusione comunque è nata nel 2009, se non vado errato, si approccia al calcio pro nel 2010-2011 con ambizioni. Il 21 novembre del 2010 e Lecco va a vincere su quel campo sotto un diluvio torrenziale che rende il campo molto pesante. In panchina c'è Giorgio Roselli, rigore di Fabbro, comunque gol di Fabbro al 13° minuto, difesa strenua per i blu celesti che si mettono lì davanti alla porta di Durandi, alla fine la portano a casa con una fase difensiva praticamente perfetta, dove non arriva la difesa, arriva il portiere. Al ritorno non va altrettanto bene, Lecco è ormai in disfacimento dal punto di vista mentale dopo aver fatto un campionato fino all'inizio della primavera importante. Lecco Feralbi Salò 1-3, Meloni, Leonarduzzi, Bracaletti, Martinelli al 93°, ricordo un diluvio
pomeriggio con il sole nella gara di ritorno, uno stadio desolante. Io credo sia lo stadio più desolante che abbia visto, cioè il Rigamonti Champions più desolante che abbia visto nell'era recente, ancora più di altre situazioni, perché c'era uno scazzo incredibile. Poi appunto è arrivato questo diluvio, tanta gente se n'è andata a casa, comprensibilmente, e chi era andato a casa era lì a incazzarsi alla stragrande. Poi Coppa Italia Serie C 2009-2010, l'Ecco perde in Coppa col gol di Mornini, un bel tracciante al decimo minuto, e anche in questo caso diluvio. Avete capito che insomma il bel tempo non è una costante tra le due squadre. L'unica altra vittoria risale al 21-22, il 19 settembre 2021, la Ferralpisolo ad Ecco prende a pallonate la squadra di Zironelli a lungo, poi Iocolano intorno all'ora di gioco si inventa il gol dal limite dell'area, una sassata all'incrocio dei pali, e l'Ecco di Zironelli porta a casa il successo. Al ritorno si perde al 93esimo con De Paola in panchina per il gol di Guerra, per una cattiva lettura difensiva. Nel 2022-2023 doppio 0-0 con Foschi, in Serie B doppia sconfitta 1-2 e ben 5-1 il 27 gennaio 2024, giornata 22, giocata a Piacenza, e fondamentalmente lì si chiude il corso del duo Bonazzoli Malgrati, che poi verrà richiamato in panchina, che di fatto a fine gara praticamente esautorati, però da lì a poco arrivò la rivoluzione che portò assolutamente a nulla. Quindi in questa sfida storicamente non vinciamo, perché i precedenti sono 9, le vittorie sono 2, una esterna, una interna. L'unica vittoria esterna appunto risale al primo match in assoluto, quello del 2010, quindi 14 anni dopo l'Ecco ha l'occasione per tornare a allungare in tal senso. Ferralpisolo ha vinto 5 di questi 9 incontri, segnando 12 gol e subendone 5 in casa, addirittura una vittoria, un pareggio, scusate, vittoria dell'Ecco in pareggio e poi solo vittoria a Ferralpisolo, quindi con 3 successi in 5 uscite. 24-25 dei nostri avversari è un anno non esaltante, ma nel suo complesso positivo. Debutto vincente in Coppa Italia contro il Carpi ai 32esimi col gol di Luca Giudici a decidere il match proprio al giro di Boa. Sconfitta poi a Padova 3-2 la settimana seguente, gol decisivo di Varas al 118esimo. In campionato le sconfitte sono 2, una a Renate e una a Vicenza, entrambe con il minimo scarto. È una squadra che difende bene, che ha subito 2 gol solamente una volta sul campo del Pergo, la squadra che non ti aspetti, però ormai è passato più di un mese perché era il 21 di settembre. I gol sono quelli di Parker e Tonoli nel giro di 3 minuti. Tra l'altro la Ferralpi che in quella circostanza vinceva 2-0 e invece poi si è fatta raggiungere a sorpresa durante il secondo tempo. Attenzione che questa è una squadra che dall'ora di gioco in poi circa poi tende a cambiare marcia, e comunque è una squadra che sa appunto, come dicevo, difendersi molto bene, perché anche nell'ultimo turno comunque a Padova ha imposto il pari perdendo però la cerniera di centrocampo, e questo continua a pensare che possa essere un fattore in casa, e quindi lo vogliamo proprio tirare. Non hanno mai perso, ben 5 le vittorie coppa compresa, un solo pari nel debutto stagionale in campionato contro il Novara 0-0 alla prima giornata. Ricordo partita di una bruttezza notevole, veramente di una bruttezza notevole, però ecco, lo dico proprio, cioè in casa loro non hanno mai preso gol, in casa la Ferralpisolo non ha mai preso gol, ragazzi, quindi cioè, impossibile che noi oggi si vada là a sembiare, chiaramente non serve spiegare oltre. Per quanto riguarda poi le probabili, come preferisco dire, possibili formazioni, perché alla fine noi proviamo a dare una lettura, ma non possiamo andare oltre questa cosa. Ferralpisolo, partiamo dal presupposto che per alcuni potrebbe giocare 3-5-2, per alcuni potrebbe giocare 3-4-2-1. Tra i pali Rinaldi con Pilati, Pasini, Rizzo davanti, questo sembra essere consolidato, come la presenza di Pietrelli in fascia. In mezzo potrebbero andare Brammiller, Gegliu, Di Molfetta, con Boci, Lex sulla sinistra, Maestrello e Dubikash là davanti.
davanti, c'è anche Pellegrini che l'Ecco l'ha anche sfiorato. La variante è fuori Tommy Maestrello con Dubikas, che è una punta abbastanza tipica, e di Molfetta più alto e un'altra mezza punta a supporto. Prego, queste sono un po' le due visioni. Per quanto riguarda l'Ecco, io vado per una conferma sul 4-3-1-2, ma magari un pochino diverso rispetto a quello che abbiamo visto nell'ultimo turno, per un motivo che adesso spiego. Lepore, Celiac, Battistini, Beghetto hanno lavorato insieme durante questa settimana con questo pacchetto arretrato, con Galli, Ilari e Ofrigerio Di Gesù, trequartista Ionizza, davanti Cipos e rientrante Galeandro, così come e anche firmante di e fresco fiammante di rinnovo fino al 2027, con Cipos appunto rientrante come Galli, parlando di Galeandro. Perché questo schieramento con Ionizza trequartista? Un po' perché è un giocatore portato a fare quel tipo di ruolo, sulla tre quarti può fare tante cose con una certa predisposizione al trasferimento sulla sinistra, però lui, così come a Tornini, nelle varie esercitazioni che abbiamo visto, è un po' stato provato in quella posizione, è stato provato sulla gestione delle transizioni, un giocatore che viene e verrà sicuramente molto cercato dai suoi compagni. Ecco perché io metto lui lì dietro le punte. Vedremo se avremo avuto ragione. Intorno alle 16:30 avremo la nostra risposta. Vi ricordo di andare sul canale YouTube a schiacciare su Avvisami per vedersi la partita su LCN Stadio con la nostra live, che mi tiene compagnia ormai da una stagione e mezza. Lì sul canale, oltre a questo podcast, trovate anche l'intervista all'ex capitano, ma capitano una volta, capitano per sempre, soprattutto quando alzi una coppa di quel peso, Luca Giudice. Ieri avevamo detto che avevamo in serbo qualcosa di bello, secondo me è venuta bene per voi. Trovate tutta l'intervista integrale in formato audio, mentre nelle channel warm up trovate anche qualche spezzone video, così come lo trovate sul nostro canale Instagram LCN Sport, quindi potete godervela un po' in tutti i modi. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre. Ci vediamo oggi allo stadio Lino Turina di Salò. Comunque ci aggiorniamo domani, sempre qui con voi.